Ciao Fatima, siamo in diretta. Ok. Eccoci. Ok, eccoci. Allora, un attimo che controllo una cosa. Ok. Un po' spostata perché c'è la luce. Sì, c'è la luce, riesci a chiudere perché ti si vede un po' male. Perfetto, guarda, così è un po' meglio. Ci sono delle. Ok, sì. Ma esatto, così è perfetto, perfetto. Molto meglio. Allora, siamo in diretta sull'Instagram di Corriere Univ. Insomma, avevamo detto nelle storie nei giorni scorsi che avremmo fatto alcune dirette un po' per far conoscere le guide alla maturità che Corriere Università ha pubblicato di recente, come ogni anno. E questo primo appuntamento, di questi tre appuntamenti che saranno uno oggi, uno domani sempre alle 17 e uno il 1 giugno, mercoledì 1 giugno, sempre alle ore 17, saranno gli appuntamenti che svisceranno un po' vari aspetti, insomma, delle guide all'università che, come ogni anno, riguardano tutti i corsi di laurea, insomma, raggruppati per categorie, e possono essere scaricati in formato PDF direttamente dal sito di CorrierUnì.it. E questo primo appuntamento, che durerà una ventina di minuti, una mezz'ora massimo, riguarda invece i test d'ingresso all'università, nello specifico medicina e test effimeri, che la professoressa Fatima Longo, insomma, conosce bene, essendo un'orientatrice dell'Università Sapienza, collaborando con, insomma, varie realtà, tra cui anche Italia Educational, che insomma, con cui abbiamo Corriere Univ fatto le guide all'università. E insomma, quindi oggi la professoressa Fatima Longo magari risponderà sia a qualche domanda della chat Instagram, che insomma può scrivere in chat, quindi possiamo rispondere magari nell'ultima parte di questa chiacchierata, e sia magari in questo momento le chiederei magari di esporci le domande che di solito negli ultimi anni hanno riguardato principalmente il test di medicina, ma anche magari gli altri test, come non so se il professioni sanitarie, insomma qualche altro test di questo tipo di ingresso nazionale, ed anche cosa cambierà magari l'anno prossimo, se qualcosa cambierà già a settembre di quest'anno rispetto al test di ingresso nazionale, e se a medicina cambierà qualcosa, come cambierà insomma nei prossimi anni, perché sappiamo che sicuramente il prossimo anno non sarà un test a data nazionale come l'abbiamo visto insomma negli ultimi anni. Allora, sì, cominciamo con medicina e poi vediamo anche tutta l'area biomedica, così ognuno ha il suo, diciamo, può capire quello che gli interessa. E medicina per quest'anno ancora il test rimane a settembre, la data ufficiale è già uscita il 6 settembre. Stiamo aspettando il decreto ministeriale, che dovrebbe uscire adesso entro giugno sicuramente, quindi io me l'aspetto per il 15-20 giugno, ormai manca poco. Allora, si è parlato di togliere la cultura generale. Questo però vi voglio dire, fate attenzione, sicuramente non ci saranno quelle domande tipo chi ha scritto il film, cose di questo genere, però rimane la cultura per quanto riguarda la letteratura italiana e la storia. E questo rimarrà anche in futuro nei talk, quando medicina adesso vedremo, quest'anno, il prossimo anno, nel 2023, dovrebbe diventare talk. Che E significa? Non talk lo adesso sapessi. praticamente c'è un consorzio interuniversitario che è il CISIA, che ha raggruppato ogni accesso, ingegneria, economia, scienze umane, giurisprudenza, quindi tutti devono fare questo talk, acquisiscono come delle competenze che poi possono spendere nelle graduatorie delle diverse università. Però casomai lo spiego un attimo poi meglio dopo perché riguarda tutto tranne la medicina di quest'anno. E dicevo, invece si prevede che il medico comunque abbia delle humanities, quindi una preparazione umanistica, quindi domande sull'italiano, letteratura del Novecento e per quanto riguarda storia io me la aspetterei, quindi diciamo non è detto che Qualcosa non ci sia, insomma.
che qualcosa non ci sia. Ora i particolari li vedremo. Poi l'altra cosa importante è che invece ci sarà sempre la logica, sempre la chimica e la biologia. Quindi ora bisogna vedere se queste diciamo, domande che toglieranno alla cultura generale le spalmeranno o sulla matematica, la fisica, o sulla chimica, la biologia, ma sarà comunque una domanda, due domande. Quindi per quest'anno, secondo me, la preparazione deve rimanere la stessa. E poi, come dico sempre, il pacchetto chimica-biologia è vincente perché sono 30 domande, ogni domanda vale 1,5 punti, quindi già stiamo a 45 punti che si entra sicuramente. E poi, altra cosa importante, invece che nel 2023 medicina diventa talk come tutte le altre. Allora, vi dicevo, già da anni esisteva il talk aid di ingegneria, il talk aid di economia. Non tutte le università italiane aderivano a questo consorzio, però più andiamo avanti e più l'adesione sta crescendo. Quindi che cosa succede? Succede che ogni università avrà, diciamo, anche l'obbligo di preparare gli studenti universitari. Ora io dal 2005 coordino un progetto di Sapienza che si chiama Orientamenti in Rete e che prepara gli studenti a questi test. Facciamo dei corsi sia invernali che estivi per gli studenti proprio per aiutarli in questo cammino verso la loro nella loro preparazione e lo facciamo questo non solo per medicina ed odontoiatria, ma è anche per biologia, farmacia, tutta l'area biomedica, professioni sanitarie, quindi è un pacchetto unico dove loro usciti dalla scuola sia in inverno che in estate possono fare sia teoria che pratica ed esercitarsi. Lo faranno tutte le università, cioè non sarà Sapienza, già esiste, c'è a Milano, c'è a Napoli, c'è a Genova, quindi già molte università sono sicuramente e attrezzate, però le altre che non lo sono, piano piano dovranno attrezzarsi, proprio perché la formazione di questo è in mano, diciamo, alle università. E questi talk è come quando io vado a fare, non so, una certificazione linguistica, che poi me la spendo in un concorso che mi richiede il B2, io ce l'ho. Ecco, loro C'è prenderanno un la punto possibilità da di lì. farlo 2 volte all'anno, giusto? Allora, possono arrivare fino a 4 volte, però Fino a 4 volte. attenzione, mentre talk I, talk E, talk F che è farmacia, talk B che è biologia e biotecnologie, li possono fare una volta al mese quanto gli pare, medicina lo potranno provare 4 volte nella vita, almeno Sì. questo, quindi non è 4 volte all'anno, 4 volte punto, dopodiché non fai più il medico. Quindi ora bisogna vedere un attimino che cosa deciderà il governo e Quindi queste sono sono quattro proposte volte di in totale nell'arco, insomma, della vita, e 2 volte all'anno però, cioè 2 volte sì, ogni ma anno, qui ci sono giusto? ancora dettagli che diciamo stanno al vaglio, Ah, quindi sono ancora al vaglio, ok. sì, ancora non è, diciamo, nulla di, Però cioè già diciamo sono che stati quelle quattro fatti. volte sembravano certe, insomma, a meno che non ci saranno delle modifiche all'ultimo momento. Per ora pare di sì, adesso come le vogliono distribuire, quando vogliono iniziare, parlavano anche di anticipare l'IMAT prima di settembre, quello che sarebbe medicina in Siamo inglese. quasi vicino al corso, insomma, al concorso per la magistratura, perché il concorso della magistratura sono 3 volte nella vita, insomma, le possibilità Più di prova siamo lì, insomma, più o meno. o meno sì, però è anche vero che adesso si stanno aprendo molte strade perché io dico talk F, talk B non vanno sottovalutati. Io dico sempre fateli perché sono degli ottimi piani B. Perché tu puoi comunque proprio attraverso l'università dare gli esami di biologia, di chimica, quindi sanare quel gap che uno può avere nelle materie scientifiche che casomai il liceo non gli ha dato a seconda dell'indirizzo di studi che ha fatto al liceo
E a quel punto poi dopo gli diventa semplice poter fare, diciamo, il test, non è più uno scoglio assurdo. E poi c'è anche un'altra cosa che stanno cominciando ad aprire, cioè gente che al terzo anno ha fatto una triennale di biologia può accedere poi a medicina senza fare il test. Quindi questo è già successo, molte università lo fanno. E, per esempio, Ferrara ha proprio creato un corso tipo biotecnologie, dove poi se al terzo anno passi anche a medicina senza fare per forza il test. Cioè, il discorso è questo: gli studenti devono acquisire delle competenze. Queste competenze sono soprattutto, come dicevo, per il medico, la chimica e la biologia. Quindi il momento che loro hanno sanato queste competenze, perché hanno fatto l'esame di chimica, l'esame di fisica e hanno fatto l'esame di biologia, di anatomia, è chiaro che poi il test non è più così difficile. Oggi è difficile perché purtroppo al liceo studiano poco e male e quindi il divario, il salto diventa sempre più arduo e poi hanno una mentalità del prepararsi casomai all'ultimo momento e quindi ecco. La cosa importante è che quando fanno per esempio questi talk, loro prendono questo certificato, per esempio io faccio il talk F e prendo 30 punti. Posso decidere se rifarlo per prendere 40 punti oppure se dire no, mi basta 30 e sto. Dopodiché, pagando delle quote minime, tipo 10 euro, insomma, pochi soldi, si mettono in diverse graduatorie. Tor Vergata, Sapienza, Firenze, cioè loro con quel talk, per questo dico una competenza come se fosse il B2 di inglese, cioè loro acquisiscono delle competenze, cioè il sistema li valuta, gli dice hai queste competenze, hai questo punteggio, questa è la tua carta d'identità. E a quel punto loro si vanno posizionando nelle varie università dove vogliono concorrere. Entrano in una graduatoria, è capace che non entrano a Firenze, però casomai entrano a Perugia. Quindi questo è buono perché gli permette non di dover fare 1.000 concorsi in tutta Italia, fanno un'acquisizione e poi se la giocano su diverse università. E questo vale per tutto. Nel prossimo anno sarà appunto pure medicina, quindi sarà tutto. Già adesso, se loro vanno sulla pagina CISI Online, trovano tutti i talk di tutte le discipline. Ci sono anche dei mock che sono appunto delle lezioni che gli aiutano un pochino a studiare. È un grosso passo in avanti per gli studenti perché gli permette giustamente e tra l'altro potrebbero entrare e avere casomai se il talk non ha dei punteggi in un certo punto, possono prendere dei debiti, i famosi OFA. È proprio un fatto di competenze. Cioè, io non ho le competenze in matematica. Ok, tu hai superato il talk, però l'hai superato perché sei bravissimo in biologia e chimica, ma matematica, ok, sbagliarne qualcuna, ma sei andato troppo sotto. E allora hai modo di recuperare qualcosa. Ecco, quindi insomma, E questo è. invece le domande, insomma, delle ipotetiche domande che spesso possono esserci nel test, magari quelle più canoniche rispetto a biologia, chimica o matematica, quali potrebbero essere? Ma io su questo sono sempre molto scettica. Sui vari siti Instagram, Facebook si dice sempre studia di più questo, studia di più quello. Allora, io dico che questo è un concorso a tutti gli effetti, perché esce un decreto ministeriale, esce un allegato A del decreto ministeriale dove c'è un programma. E se si vuole vincere, secondo me, anche in modo, diciamo, basilare, ma bisogna fare tutto. Cioè non si può dire non esce anatomia da 2 anni, non facciamola. Oppure anatomia non esce da 3 anni, via. No, perché poi è la volta che esce. Tra l'altro il MIUR gioca proprio su questo. Quindi ho visto delle rotazioni degli anni in cui usciva spesso genetica, allora tutti a studiare genetica e a tralasciare il resto. Poi il MIUR ogni tanto vira, cambia. Dice, abbiamo fatto 3 anni di genetica, adesso mettiamo tutta anatomia. Ti arriva un test con tutta anatomia, tu hai studiato tutta genetica,
e così. Allora, un conto è non ricordarsi un particolare, ho studiato tutta generica, non ho fatto che cosa sono i geni associati. Deve proprio uscire la domandina sui geni associati. Per carità, tutto può succedere, però diciamo, già riduciamo il cerchio. Certo. Un conto è fare a fette, chimica organica sì, chimica organica no, e spesso ci sono tutte queste statistiche che girano nei siti, nei web, e siccome gli studenti attirano molto, perché gli studenti già al liceo studiano un po' a macchia di leopardo, no? Che cosa chiede la professoressa? Chiede di più Machiavelli, allora studio Machiavelli, non studio pure Ariosto. E che cosa? Però questo è un metodo, secondo me gli studenti prima si dimenticano il metodo del liceo, che è la full immersion, uno studio a chiazze, appunto alcune cose sì, alcune no, e prima entrano. Perché invece questo è il metodo, come lo chiamano poi anche molte università, a pillole, cioè pillole di scienza, pillole di sapere. Da tutte le parti si parla di queste pillole, che vuol dire? Che loro, goccetta, goccetta, anche il progetto che noi facciamo in Sapienza l'abbiamo chiamato il cammino verso medicina. Perché? Perché deve essere un cammino lento che loro fanno piano piano nel triennio, quarto e quinto anno, ma non possono pretendere di farlo nel mese d'agosto dopo l'esame di Stato, a meno che quel cammino non l'hanno fatto benissimo sui banchi di scuola. Un bravo professore, hanno fatto corsi pomeridiani a scuola Ma o negli ultimi hanno. anni c'è gente che magari, chi magari ha fatto la scelta già da prima, magari addirittura dal terzo o dal quarto superiore, che inizia a studiare anche nell'estate del quarto superiore o addirittura insomma, nei mesi invernali del quinto. Quello è quello che io consiglio, perché il sottodata, per esempio, una materia come anatomia, che di per sé è semplice perché non è complicatissimo comprenderla, è anche mnemonica, ma sono talmente tanti nomi che tu non puoi tenerli a mente tutti nel mese d'agosto. Va fatta più volte, va assimilata, vanno visti dei video, va compresa. Quindi cominciare per tempo, secondo me, è fondamentale. Questo è quello che almeno diciamo proprio a livello da docente penso, insomma, ecco. E poi per E carità, invece se si riesce a entrare con la full, c'è sempre, come per dire, non si può fare di tutto un'erba un fascio, la statistica può sempre, non è perfetta, no? Quindi c'è sempre chi insomma riesce. riguardo gli altri test d'ingresso, al di là, insomma, di veterinaria e medicina. Il corso B c'è molta matematica e fisica e quindi spesso i ragazzi dello scientifico sono già avvantaggiati, quelli del classico un po' di meno, quelli del linguistico pure. E poi c'è il TOLC F che invece è abbastanza equilibrato, quindi infatti è più fattibile, c'ha non so 15 domande di biologia, 15 di chimica, insomma è più distribuito. E sul sito del CISA ci sono delle simulazioni. Le domande, io dico sempre, prendete un libro che c'è i quiz di medicina usciti, vanno bene per quelli di biologia, non c'è quello per biologia, quello per biotecnologia, sono sempre domande di quiz che diciamo sono sempre le stesse che si ripetono, cambiano qualcosa, ma quando io ti chiedo di trovare la molarità, te lo chiedo con i grammi, te lo chiedo con i millilitri, te lo chiedo con le formule inverse, sempre il momento che tu sai che cos'è la molarità e la formula, poi te la rigiri, quindi secondo me non è quello il problema. E il problema invece appunto è spesso lasciare dei buchi, quelli non devono fare quello. Però ripeto, Talk B, Talk F, la preparazione è la stessa, se loro, e anche psicologia per esempio, c'ha matematica, c'ha logica, la logica sta dappertutto, quindi va fatta, gli esercizi di logica li devono fare, e poi c'ha la biologia, ma se uno prende il decreto di psicologia e va a vedere, tranne qualche argomento che è stato tolto, è identico a medicina. Per questo dico, non c'è la biologia per medicina, la biologia per psicologia, uno deve prendere i bandi che adesso usciranno a luglio dei singoli corsi di laurea, leggerti i programmi e quei programmi fare come se fosse la loro Bibbia, cosa che i ragazzi non fanno, piuttosto vanno cercando la risposta sui vari siti e sui vari social,
E invece quando io a volte chiedo, dico, ma avete visto il decreto? Ma avete letto? Non sanno neanche cos'è. Ma anche se glielo mettiamo, non so, in piattaforma e-learning di Sapienza, glielo mettiamo e è messo lì e tutto, però non lo guardano. È proprio una deformazione mentale di sentire quello che dice l'altro e non di andare alla fonte, ecco questo. Invece, se vogliamo accennare a qualcosa rispetto al nuovo percorso che prima aveva insomma un attimo introdotto, al di là di questi talk, proprio le domande dei talk cambieranno, come vengono fatte, rimarrà un quiz, insomma, come nella No, stessa formula. sempre multiple choice. Non si è parlato di cambio di... Al momento non ho sentito proprio notizie. Sempre a crocette, a VCD, quello dovrebbe rimanere. Anche perché gli istituti che loro fanno sul sito CISIA, la modalità è sempre quella delle crocette. Per questo dico fare studiare e poi... Cioè, se tu studi prima, l'ultimo periodo devi fare tanto esercizio. Se tu ti riduci che ad agosto devi ancora immettere i dati e allora non hai poi tempo per fare l'esercizio, ecco che quando vai lì ti prende il panico, perché solo facendo tanti quiz l'ansia gli viene a loro perché? Perché scoprono in quel momento di aver sbagliato, questo è il problema. Se invece loro si preparano prima, in quel momento quando si siedono e aprono la prova e vedono che il quiz gli viene, acquisiscono tranquillità, sicurezza e vanno. Invece, spesso e volentieri, lì comprendono che tutto quello che casomai, ne so, il genitore, il professore gli diceva, non studiare così è un vecchio, è un vetro, loro in modo, diciamo, a volte anche presuntuoso, pensano invece di risolvere perché? Perché la scuola ormai ti abitua che si studia così, che si risolve, che l'anno passa, si spanga l'anno e quindi poi pensano di riuscire. Chi invece ha uno studio, un metodo di studio già diverso non ha problemi. E comunque il Quindi metodo di studio lo devono che metodo acquisire consiglierebbe lei? Che prima. Eh? È metodo questo consiglierebbe? delle pillole, questo delle pillole, cioè un fatto. Io dico sempre una cosa, trattiamo il nostro cervello nel modo peggiore, è l'organo che trattiamo peggio di tutto il corpo umano. Perché? Noi andiamo in palestra, non credo che noi facciamo la full, facciamo il personal trainer, facciamo l'allenamento, il muscolo non lo stressiamo, facciamo tutto. Andiamo dal nutrizionista che ci dice che deve mangiare così, che abbiamo la dieta e un po' di carboidrati, un po' di proteine, è tutto misurato, tutto moderato, no? Poi non si sa perché il nostro povero cervello deve subire uno tsunami di sapere. Adesso, perché il cervello non deve avere una dieta come ce l'ha il nostro fisico, come ce l'ha il nostro muscolo? Questo io chiedo ai ragazzi. Perché il nostro cervello deve essere sottoposto a, non so, 10 ore di studio e poi zero, poi altre 15 ore sotto caffè? C'è pure chi a volte prende anfetamine, cose strane, però insomma, per dire, deve essere così maltrattato? Questo io non comprendo, perché poi i neuroni, lo sappiamo, non si riproducono, quelli sono e quelli ci teniamo. Quindi, a mio avviso, il consiglio è che come trattano le altre parti del corpo, trattassero anche il loro cervello. Cioè uno studio organizzato, uno studio regolare. Basta fare poche ore anche a settimana se si comincia da subito, così non diventa pesante. Uno prende il ritmo. Da subito che significa, nel senso. Partiamo dal quarto anno, l'estate del quarto anno, tu ti metti lì, ti dividi il libro, ti dividi le pagine, ti dividi e sai che lo devi fare un 2 o 3 volte e quindi ti Quindi, metti insomma, lì. almeno un anno di studio e di esercitazione Ripeto, nei quiz. a meno che non hanno avuto, io conosco studenti che la scuola hanno avuto, la scuola gli ha dato, loro hanno dato alla scuola perché casomai erano studenti diligenti e allora quelle nozioni le avevano già acquisite. Questi Però, concorsi insomma, sono fatti sui saperi liceali, sui non si può saperi lasciare a adolescenti. caso del singolo docente, nel senso se si è fortunati o meno, insomma, il metodo deve essere un metodo No, quello generalizzato. siamo d'accordo, però
È chiaro che uno scientifico ha 3 ore a settimana di scienze, un linguistico ce n'ha due, quindi è chiaro che, come posso dire, ci sono degli indirizzi. Integrare le carenze derivanti da quale Io ho scuola si dovuto sta fare il facendo in quel momento. classico, poi ho dovuto integrare la matematica, integrare la fisica, però me la sono fatta in dei mesi, non in un mese Quattro di studio settimane. disperato, insomma, ecco. E perché secondo me in questo modo apprendono, cioè l'apprendimento deve sedimentare. Uno studio, appunto, ripeto, che arriva tipo un uragano, spazza via, il giorno dopo non ti ricordi più niente. Vanno al tempo dove il E poi magari neurone inframmezzare diventa un con i quiz. neurone. No, ma poi c'è un fatto, per esempio, in anatomia umana, io parlo di dendriti, è una cosa, parlo di cellule dendritiche, è un'altra. Se tu non hai studiato bene, tu arrivi là che ti confondi i nomi, vai, Certo. vedi, cominci a vedere la pagina bianca, e allora scatta il panico, ecco questo. Quindi questo secondo me. E un consiglio, dato la sua esperienza, un consiglio su quegli studenti che invece magari al test si fanno prendere veramente dal panico nei primi minuti e quindi perdono tempo di fatto? O Allora, comunque un consiglio per come affrontare la parte emotiva il test, magari, nei giorni prima, nelle ore prima, insomma. è molto soggettivo. Io vi posso raccontare che ho sentito studenti che sono andati sulla spiaggia a guardare il mare e a respirare, tipo yoga. Ho sentito altri che hanno fatto proprio una seduta di yoga. E io quando anche diciamo quello che a volte faccio per me è fare anche proprio un bel respiro e dire: Fatima, tranquillizzati, ce la posso fare. Adesso rileggere bene il quiz e poi non stare a sentire gli altri. Io personalmente, quando è stacco social, stacco telefono, cioè non stare perché gli altri ti gettano agitazione. Loro con questi WhatsApp, Instagram, si fomentano l'un l'altro e si agitano in questo modo e perdono energie. Invece lì devono stare con se stessi e devono appunto fare un bel respiro, fare una bella passeggiata, ossigenare, poi portarsi qualcosa, non so, acqua zuccherata, qualcosa che il nostro cervello vuole ossigeno e glucosio, quindi ossigenarlo e un po' di acqua e zucchero in modo tale che, oppure una bevanda tipo un tè zuccherato, un qualcosa che gli dia comunque energia perché ci sono anche lunghe ore di attesa, Sì, quindi potrebbero essere potrebbe cali di essere zuccheri, tanto. insomma, anche in situazioni Sì, spiacevoli. ma quello è capitato a volte anche a me nei concorsi, quindi io giro sempre con zuccherini, caramelle, cose di questo genere, insomma capita. E però, ripeto, io una cosa che faccio con me stessa, anche se a volte ho delle prove o dei concorsi, perché tanti concorsi si fanno a tutte le età, non è che per loro è il primo e quindi sicuramente è più drammatico. Io cerco sempre di ricordarmi, cioè di dirmi ce la posso fare, di fare un bel respiro, concentrarmi e poi rileggere la domanda, rileggere le risposte, riguardare il test e cominciare ad andare per esclusione, perché secondo me è una cosa importante. Se loro vanno per esclusione, comincia anche l'occhio, no? Ne vede fuori una, fuori due, fuori tre, e anche la vista, no? Il nervo ottico ci trasmette al cervello una certa. L'abbiamo persa un attimo. C'è stato. Sì, era un attimo persa. Sì, no, c'è stata una chiamata sotto. Che dicevo? Sì, insomma, parlavamo un attimo di come affrontarlo, magari dal punto di vista emotivo, però insomma. Quindi può in questo modo. Può tranquillamente tranquillizzarsi Certo. e poi andare avanti, perché dicevo, l'occhio nel momento che vede cancellare
acquisisce tranquillità, serenità e si avvicina alla meta della risposta. Quindi Professoressa, quello sicuramente gli abbiamo. dà serenità. Poi non so, contare le domande che hanno fatto giuste, se vedono che ne hanno fatte 30 giuste, che sono sicuri, è inutile farle tutte, si fermino perché tanto stanno già a 45 punti. Quindi sono Quindi piccole insomma c'è anche strategie che gli questa. danno sicurezza, tranquillità e C'è nello anche questa stesso tempo, strategia, insomma. oppure vedono che non ne hanno fatte tutte, a quel punto devono vedere quali scegliere, calibrare, dove non buttare a caso, ecco, cose di questo genere. Magari sì, questo è un consiglio, cioè mai rischiare una risposta se non si ha un minimo di certezza, di non, insomma, che non possa essere corretta, diciamo. E abbiamo sforato i 30 minuti, siamo andati un po' oltre, quindi ci fermiamo qui. E io questo video, insomma, verrà registrato. Io ricordo a tutti che domani, sempre alle 17, ci sarà un altro, insomma, un altro appuntamento riguardante la scelta dell'università in generale, quindi i corsi universitari. Svisceremo un po' le guide dell'Università di Corrèa Univ e poi il 1º giugno ci sarà un altro appuntamento che riguarderà insomma il lavoro, però insomma sulle sto nelle storie Instagram daremo tutti gli aggiornamenti insomma precisi. Quindi professoressa Longo, io la saluto e la registrazione rimarrà sui social e verrà messa anche nel sito di Corrèa Univ e insomma gliela daremo insomma professoressa anche la registrazione di questa diretta. Va bene, allora la saluto. Grazie, grazie mille.